bene. Come l'avete trovato dopo tante volte l'abbiamo fatto e sempre come la prima volta? Perché d'altronde suonare in un palco così importante, poi con così tanti artisti, con così tanto pubblico, e poi dopo due anni, insomma, dopo due anni che abbiamo passato, vuol dire è un bel momento, tanta adrenalina. Poi qua c'è sempre la sensazione bellissima di quando gira il palco, perché è tondo, quindi finisce un artista, gira il palco. E prima che giri il palco, in realtà dietro ritroviamo un sacco di amici che abbiamo incontrato in più di vent'anni di carriera, quindi tutti i nostri amici tecnici, che oltre ai tecnici sono quelli che hanno anche sofferto parecchio, no, in questi ultimi due anni, e sono qua, nonostante il 1° maggio, a lavorare. Abbiamo gli unici rock nel cartobesso, sai che noi ormai quel concetto, c'è cioè la parola rock, cioè, nel senso è qualcosa di... Boh, dai, cioè rock and roll, l'importante è fare della buona musica e far divertire la gente. Rock muore, rinasce, rifà. Poi l'importante è, no, to be a rock but not roll. Quali sono le differenze? Beh, le differenze... Beh, allora, le affinità sono che si suona dal vivo innanzitutto, quindi è una gran cosa. Suonare dal vivo in televisione ormai è cosa rara. Quindi è buono. E le differenze se è che il palco gira. E poi qua siamo veramente nudi e crudi perché non c'è un'orchestra, quindi palco gira. C'è l'essenza di tu so, questa è la differenza. Una delle differenze. Beh, no, non litigare, cose simili. No, ogni volta, scusate, devo discutere un attimo. No, perché prima hanno parlato delle cose simili, adesso iniziamo le differenze. Le differenze non esistono, perché noi siamo contro. Beh, esatto, siamo tutti uguali. Ti è piaciuto? Niente, nessuna differenza. Live music. Beh, il fatto che sia senza mascherine è insomma una grande botta di libertà sicuramente, perché c'è stata una grande costrizione e una sofferenza. E beh, sì, significativo. Ovviamente bisogna anche ricordarsi che, cioè, non è che le cose passano proprio così velocemente, soprattutto quando si parla di pandemie. Quindi va bene. Comunque bisogna stare attenti, è vero anche che insomma arriviamo anche da un percorso che abbiamo fatto tutti, o perlomeno la maggior parte è stata fatta, quindi comunque c'è la possibilità di fare oggi questo, ma bisogna comunque stare attenti, se sono anche le cose sono così, però ben venga che, cioè, è estremamente liberatorio. Ovviamente si sente cantare, più che altro, esatto, quando tu fai fare al pubblico dici tutti insieme vieni da... Prima era invece adesso forse lo faranno, ecco, questo sarà veramente bello, però siamo sempre a QWERTY. Ciao.